cari consigliere e cari consiglieri, base di questo mio rapporto al Consiglio Comunale circa l'attuazione degli obiettivi programmatici posti a base del bilancio 2017 dell'azione dell'amministrazione comunale relativamente alle deleghe a me attribuita, è una tabulazione certosina per capitoli e per argomenti che metto a disposizione ovviamente della Presidenza del Consiglio Comunale di ognuna e ognuno di voi, consentendo in questo modo a me di rendicontare la relazione fra gli obiettivi posti e i risultati raggiunti tramite una catena di senso che renda partecipe ognuno di voi e nello stesso tempo tramite voi i cittadini. Per il 2017 è stato attribuito all'area attività produttive un obiettivo strategico, promuovere lo sviluppo dell'economia, che si è articolato in 13 risultati attesi e in 41 fasi operative o risultati finali. I temi dello sviluppo e del lavoro, come vedremo per quest'ultimo successivamente, sono al centro dell'agenda politica di questa amministrazione perché l'occupazione è alla base del rilancio del territorio. Il punto base dal quale siamo partiti consiste nella consapevolezza che la ripresa economica della città non può avvenire solo sulla base di interventi pubblici, ma deve soprattutto contare sul rilancio dell'economia e dell'impresa. Di conseguenza, le attività produttive del territorio, commerciali, artigianali e ricettive, non possono non assumere un ruolo centrale imprescindibile. Esse infatti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema dell'economia di ogni città e in particolar modo per le città come Napoli, che si caratterizzano peraltro per una forte vocazione turistica. Lo sviluppo socio-economico del territorio richiede l'attivazione di un sistema organico di azioni concentrate nei vari ambiti, tra cui la crescita e la diffusione dell'innovazione tecnologica e il potenziamento delle attività di assistenza ed orientamento agli imprenditori e agli aspiranti tali espletate dal SUAP. Si è consolidato nell'iter già tracciato sulla normazione del settore commercio il recupero delle aree mercatali, oltre che la promozione, la valorizzazione e la conoscenza della variegata realtà artigianale napoletana e la tutela dei consumatori, anche mediante la lotta alla contraffazione, perché la difesa dei marchi e dei prodotti di qualità sostiene le imprese che operano nella legalità, garantisce la sicurezza e la salute dei consumatori. È stata inoltre favorita l'estensione dei centri commerciali naturali a nuove aree della città e si è puntato all'adozione dell'economia della conoscenza come forza produttiva. Per il 2017 è stato attribuito all'area lavoro un obiettivo strategico: promuovere la qualificazione del lavoro al fine di sostenere l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro, che si è articolato in 8 risultati attesi e in 35 fasi operative o risultati finali. È stato favorito l'incremento delle start-up di impresa con una particolare attenzione ai giovani e alle donne, anche per affrontare al meglio il fenomeno dei cosiddetti NEET, rappresentanti la quota di popolazione inoccupata e non inserita in programmi di istruzione o formazione, al fine di rafforzare e rendere più competitivo il sistema produttivo locale. L'amministrazione comunale, seguendo il dettato normativo nazionale e locale, si è impegnata a creare e favorire le condizioni per cui il lavoro sia un diritto e non un privilegio, un corso politico innovato che permette alle persone un accesso al lavoro dignitoso, inclusivo e trasparente. Il tema del lavoro e dello sviluppo, quindi, sono al centro dell'agenda politica di questa amministrazione, perché l'occupazione è alla base del rilancio del territorio e da questo punto di vista abbiamo colto tutte le iniziative e sollecitazioni pervenute dallo Stato e dalla Regione Campania. Occorre dare impulso e sostenere un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del sapere e della ricerca, che partendo dall'analisi del contesto, dalle debolezze e delle grandi potenzialità del territorio, proponga, elabori linee di indirizzo e progetti operativi finalizzati a produrre crescita sostenibile e creazione di impresa e di lavoro di qualità.
Per il 2017 sono stati attribuiti all'area gestione economica finanziaria dell'ente 11 obiettivi strategici, dall'aumento delle entrate comunali proprie all'aggiornamento e monitoraggio del piano di riequilibrio dell'ente, che si sono articolati in 19 risultati attesi, diversi da quelli meramente operativi, e in 13 fasi operative o risultati finali. Insieme al miglioramento delle performance di riscossione, la lotta all'evasione ha rappresentato la priorità dell'amministrazione comunale, necessaria sia al reperimento delle risorse sufficienti ad offrire ai cittadini servizi adeguati, sia al fine di raggiungere una maggiore equità fiscale e sociale. Nel prossimo triennio le maggiori risorse umane e strumentali saranno impiegate dall'amministrazione comunale per il raggiungimento di questi obiettivi. L'obiettivo è particolarmente ambizioso ma raggiungibile. Tutto questo anche grazie al nuovo software tributario che permette l'incrocio con altre banche dati comunali, quali in particolare l'anagrafe comunale, il catasto, le banche dati dell'Agenzia delle Entrate. Già da oggi vi sono centinaia di migliaia di dati a disposizione del Comune di Napoli che indicano anomalie che potrebbero celare casi di evasione totale o parziale dei tributi comunali o banche dati imprecise sui quali occorre intervenire perché la comunicazione fra l'amministrazione e il cittadino sia sempre puntuale e precisa. Da questa attività di recupero dell'evasione nei confronti dei grandi morosi che abbiamo voluto denominare Progetto Robin, abbiamo registrato un incremento nel 2017 di 18 milioni di riscossione da settembre ad oggi, un dato che non ha precedenti. Rispetto allo scorso anno, le stime indicano un miglioramento della riscossione in generale. A fine anno, in particolare, sono arrivati a destinazione oltre 1.200 avvisi di riscossione per omessa o infedele dichiarazione. Con riferimento all'IMU nel 2017 sono stati notificati avviso di accertamenti per oltre 45 milioni, comprese sanzioni ed interessi rispetto alla previsione di bilancio di 22 milioni e rispetto ai 13 milioni accertati nel 2016. Ulteriori 20 milioni di accertamenti sono in procinto di essere emessi nei primi mesi del 2018. Con riferimento alla tassa di soggiorno, il Comune ha accertato e riscosso oltre 1 milione di euro in più rispetto al 2016. Per il 2017-18, come risultato di azioni maturate nel 2017, l'intesa con le grandi piattaforme delle locazioni brevi consentirà di incrementare ulteriormente il dato in entrata. Sul canone relativo all'occupazione di suolo pubblico registriamo un incremento della riscossione del 20% rispetto al 2016 con il passaggio fondamentale fatto dall'accertamento alla riscossione vera e propria. Con riferimento alle sanzioni al codice della strada, il nostro punto di maggiore debolezza, abbiamo registrato un lieve miglioramento nel 2017 e a fine anno abbiamo dato l'avvio hanno notifica di un primo blocco di 1.000 persone di un numero consistente di verbali sui quali inizierà il recupero forzoso. L'amministrazione, pur in presenza di l'acuirsi delle criticità già manifestate nel corso del 2015, per il combinato disposto del progressivo taglio dei trasferimenti e la piena entrata a regime della riforma della contabilità e della competenza potenziata, ha presentato una programmazione delle risorse coerente con il programma di mandato 2016-2021. Al fine di garantire da un lato il governo delle entrate di maggior rilievo per assicurare il corretto finanziamento della spesa comunale e dall'altro il presidio degli equilibri finanziari in grado di aumentare la capacità di autodeterminazione dell'ente, che continuerà ad essere orientata verso una politica di razionalizzazione e di efficientamento. Nell'ambito della strategia di gestione dell'indebitamento che abbiamo messo in campo,
abbiamo conseguito risultati rilevanti che danno seguito alla strategia di gestione attiva del debito comunale. Abbiamo eliminato una serie di debiti in corso negli anni precedenti e il contratto di chiusura degli stessi ha determinato un saldo netto a favore del Comune di Napoli di circa 50 milioni di euro rispetto all'attualizzazione del valore di riferimento delle posizioni. Questa importante operazione consentirà al Comune di evitare l'esborso di circa 56 milioni calcolati considerando le attuali condizioni di mercato nel caso l'operazione fosse rimasta in piedi fino al 2035. Attualmente il nostro debito residuo ammonta a 1.374 milioni suddivise in 764 linee di intervento. L'indebitamento complessivo si è fortemente ridotto in questi anni, passando da 1.606 milioni di euro nel 2011 a 1.374 milioni di euro al 1° gennaio 2018. Inoltre, abbiamo recentemente aderito alla rinegoziazione proposta da Cassa Depositi e Prestiti, procedendo alla rinegoziazione di 703 prestiti per un debito di 720 milioni di euro, pari al 51,8% dell'indebitamento totale dell'ente. Questa rinegoziazione ha comportato per il Comune di Napoli una consistente riduzione delle rate dei finanziamenti nel breve e nel medio periodo, in particolare nel 2017, acconsentendo ad un minimo allungamento delle scadenze medie. La rinegoziazione ci ha permesso inoltre di riequilibrare il pagamento per il servizio del debito negli anni futuri e questo significa per la nostra condizione un netto miglioramento. Infine, per il 2017 è stato attribuito all'area attuazione delle politiche di coesione un obiettivo strategico, miglioramento della capacità di programmazione, gestione e utilizzo dei finanziamenti europei, che si è articolato in 5 risultati attesi e in 5 fasi operative o risultati finali. Il Consiglio Comunale ha approfondito in altre sedute i contenuti delle scelte programmatiche in materia di gestione dei fondi europei, al netto delle diverse voci di finanziamento, e su questi non ritorno anche per economicità di tempo. Possiamo registrare con assoluta certezza che in questi anni è stata messa in campo una fase di progettazione, interlocuzione, gestione delle diverse voci che non ha precedenti e che ci porterà non solo a rispettare tutti gli impegni assunti in sede di presentazione delle progettazioni complessive, ma anche ad utilizzare tutte le risorse messe a disposizione della città. Questo ci consentirà non solo di mettere a disposizione dei cittadini scelte di valore rilevantissimo, ma di poter beneficiare di una leva molto importante relativamente al lavoro e all'occupazione, in particolare vivificando un settore, quello dell'edilizia, in profonda crisi da anni. Proprio sul versante lavoro abbiamo portato a termine alcuni mesi fa la definizione di un protocollo d'intesa con le principali confederazioni sindacali in termini di sicurezza nel lavoro e di ricadute sul territorio per quanto riguarda il lavoro, a seguito di investimenti che andranno ben oltre il 1 miliardo di euro. Sul primo versante, con un articolato sicuramente fra i più puntuali a livello nazionale, intendiamo ribadire amministrazione e sindacati e sancire con controlli e informazioni costanti che chi va al lavoro la sera deve poter tornare a casa sua così come ne è uscito. Sul secondo, l'introduzione della clausola sociale comporta l'esplicita previsione nei bandi di gara di prevedere una riserva di posti per le nuove assunzioni da dedicare ai disoccupati o a quanti cercano una prima occupazione o, nel caso di un passaggio di cantiere, a quanti precedentemente occupati. La dignità del lavoro per noi rimane un obiettivo imprescindibile. Per il 2017 sono stati attribuiti
all'area valorizzazione dei beni immobili e politiche per il diritto alla casa, dismissione e assegnazione del patrimonio, 14 obiettivi strategici che si sono articolati in 28 risultati attesi e in 32 fasi operative o risultato finale. Al riguardo segnalo che nei prossimi giorni sarà pubblicata su una serie di siti online l'elenco dei primi immobili da mettere a gara secondo le modalità votate recentemente dal Consiglio Comunale, con un quadro informativo dettagliato per ognuno di essi, chiuso da Napoli Servizi e dal servizio competente entro il dicembre 2017. Il 2017, secondo semestre, segna un deciso cambio di passo in materia di contrasto alla morosità e di verifica delle diverse situazioni. Abbiamo dato l'avvio a un primo blocco di 377 controlli su 2000 già istruiti per l'arco del 2018 e i primi riscontri massivi ci danno risultati confortanti sul versante della riduzione della morosità e sul versante dell'aumento dei fitti riscossi, passando da 14 milioni incassati nel 2011 agli oltre 16 milioni e 500 mila euro del 2017, dato che rappresenta un risultato di grandissimo rilievo. Infine, e termino, l'ultimo riferimento è all'area del personale. Per quest'area richiamo i seguenti fatti accaduti nel 2017. Il primo: abbiamo più volte posto all'attenzione dell'ANCI, del governo e delle forze politiche la sempre più pesante situazione in materia di dipendenti pubblici del Comune di Napoli in seguito ai pensionamenti in atto. Il dato è presto detto: 2.000 dipendenti in meno nei prossimi 3 anni. Un'emorragia inarrestabile di persone che se ne vanno in pensione. Un caso nazionale, non c'è dubbio. Nel corso del 2017 sono andati in pensione 641 dipendenti, molti delle categorie più basse A e B, che probabilmente si esauriranno nei prossimi 3 o 4 anni. Altri 752 dipendenti andranno in pensione nel 2018 e 609 nel 2019. C'è pertanto una questione urgente che sta già mettendo in gravissima difficoltà la nostra azione quotidiana e che ancora di più andrà in difficoltà a fronte della svolta potente che in parte è in corso e che deve diventare il must delle prossime mesi relativo alla necessità di potenziare tutto il settore dei tributi e del contrasto all'evasione. Secondo elemento, subiamo l'impossibilità, nonostante tutti i tentativi generosamente messi in campo fino alle ore più piccole delle ultime notti, prima della fine dell'anno, a partire dalla costante presenza del sindaco, di poter effettuare gli ulteriori scorrimenti di graduatoria. Conseguenza dell'accertamento fatto dalla Corte dei Conti nei mesi scorsi e dei tempi di approvazione e pubblicazione della legge finanziaria per il 2018, che hanno reso tecnicamente impossibile scorrere le graduatorie con procedure e scansioni temporali adeguate entro il 31 dicembre. Se ne riparlerà nel 2018, ma è un anno in più per le persone in graduatoria e per la copertura di posizioni indispensabili e un anno in meno di recupero degli spaventosi vuoti di organico. Terzo, nel 2017 il nostro sindaco ha più volte posto all'attenzione dell'ANCI e del governo la situazione di inaccettabile precarietà dell'LSU. Siamo l'unico comune che le utilizza per 30 ore settimanali perché di loro e della loro capacità abbiamo molto bisogno. Tutti gli altri lo fanno per 25 ore settimanali. Ma siamo anche fra quelli che dicono che in questa situazione di precarietà di Stato non è accettabile e che le LSU non possono più essere considerate una partita definitivamente chiusa a livello nazionale per naturale esaurimento. Quarto ed ultimo punto. Infine, a fine dicembre 2017 abbiamo chiuso la contrattazione aziendale relativa al Comune di Napoli, devo dire con risultati che considero assolutamente soddisfacenti. Sui tempi hanno pesato da un lato
gli effetti dei rilievi di una ispezione compiuta nel 2012 dal Ministero dell'Economia, scusate, sui tempi hanno pesato da un lato gli effetti dei rilievi di una ispezione compiuta nel 2012 dal Ministero dell'Economia, che ha fortemente contestato tutta la contrattazione svolta dal 2007 al 2011. Le valutazioni del Ministero sono ormai definitive, anche se nel dicembre 2016 l'azione del nostro sindaco ha portato ad una fase di nuova interlocuzione rispetto alla quale gli uffici stanno cercando di recuperare documentazione per evitare una pesante azione relativa a somme ritenute attribuite in modo errato. Dall'altro, ancora più rilevante, l'incertezza derivante dall'approvazione o meno nella legge finanziaria delle norme riferite ai comuni in predissesto. Il contratto proposto dall'amministrazione, sottoscritto da un numero rilevante di organizzazioni sindacali, consolida il 2017 con la conferma delle retribuzioni aggiuntive già corrisposte e consente finalmente il pagamento del premio individuale di produttività per i trimestri 2017. Per il 2018, in una logica di affiancamento, si afferma già dal mese di gennaio la valorizzazione dell'attività del personale che lavora nei servizi tributari e nel patrimonio, servizi strategici, e inoltre si attivano istituti dedicati per la prima volta agli assistenti sociali, agli addetti alla viabilità, a quanti operano nel sistema scolastico, chi opera nei carri gru, ai netcof. Ho finito. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. È una frase molto celebre di Winston Churchill, politico inglese, sulla vita del quale è uscito un film molto bello alcune settimane fa. Di cambiamento, signore e signori consigliere e consiglieri, ho cercato di riempire questo rapporto. Grazie per l'attenzione.